Siamo con Giampaolo Cheula, fu un servetto, ieri una tappa all'attacco, hai provato dapprima da solo, poi ti eri quasi agganciato ai sei che si sono giocati la vittoria finale, raccontaci com'è andata. Sì, sono mancati gli ultimi 200 metri, l'ultimo strappo finale per tenere i più forti. Niente, un po' di rammarico c'è, tenteremo nelle prossime tappe di concludere qualcosa di buono, la condizione c'è, quindi tenteremo nelle prossime tappe. Oggi è già una tappa movimentata, quindi si può fare un pensierino? Sì, già oggi è una tappa impegnativa, oggi e domani, forse più oggi che domani, quindi cercheremo di sfruttare il buon momento di condizione. Ok, grazie. Prego. Un po' più fort que vous, alors ça veut dire que pour maintenir le maillot de leader, il faut attaquer. Siamo con Giorgio Brambilla, De Rosa Stack Plastic. Come sta andando questo avvio di stagione per te che sei un neoprofessionista? È partito subito bene con un piazzamento a Costa degli Etruschi, poi sono andato al Giro di Sardegna dove è stato sfortunato, sono caduto il terzo giorno, sono stato fermo quasi mezzo mese, quindi ho ripreso adesso questa prima corsa, primo rientro, mi sono subito piazzato a prima volata, quindi diciamo va bene, dai, ho volato dei piazzamenti, speriamo di continuare così. Ok, grazie. Hayır yetmesi değil abi. Siamo con Cristiano Salerno, uno dei protagonisti della tappa di oggi. Sei andato in fuga, forse è stato un po' troppo generoso nel finale. Sì, ma penso che il mio piazzamento sarebbe stato lo stesso se stavo più a ruota, quindi ho cercato di massimizzare la fuga, il risultato finale della fuga per avere più minuti in classifica. Poi c'erano gli stranieri che non tiravano per niente. Per me, per le mie caratteristiche, come veniva andare a regolare così, perché se andava a scatti rischiavo di rimanere in mezzo alla strada subito. Complimenti in ogni caso. Grazie. Tamamlanmadı. Tamamlandıktan sonra podyumu da bitirmemiz olacak. Hala beklediğimiz sporcular var. Thank you. Thank you guys. 46. Cumhurbaşkanlığı Türkiye bisiklet turunda genel klasman lideri, günün en başarılı ismi aynı zamanda. Kitap gördüm.